Buon pomeriggio, bentrovati, We Like Volvera, Mia SD, Ilaria Ramundo, benvenuti all'appuntamento di yoga giapponese, una disciplina che deriva dallo shiatsu, una disciplina antica, una disciplina che ci permette di lavorare su noi stessi, di autotrattarci, se non abbiamo la possibilità, il tempo di di andare a ricevere un trattamento shiatsu da un operatore qualificato. Quindi poter praticare yoga giapponese permette, dà tantissimi benefici, perché col tempo, con la pratica, con tanta voglia di fare, tanta volontà, possiamo ristabilire un equilibrio venuto a mancare. Quindi praticate tantissimo, ci sono tantissimi video, tantissime dirette che in questo periodo abbiamo fatto, sia come esercizi generici, quindi che andiamo a lavorare in totale a livello energetico su tutti i meridiani, sia esercizi specifici proprio come andiamo a lavorare questo pomeriggio. Oggi lavoreremo sull'elemento dell'acqua, l'elemento caratterizzato da due meridiani che sono Rene e Vescica. È un elemento molto importante e molto particolare, soprattutto in questo periodo, perché è rappresentato dall'emozione, della paura, dall'ansia, dallo stress. È un elemento quindi in questo periodo molto intenso, molto delicato, quindi che se andate a lavorare su di esso, sicuramente avrete e otterrete dei fantastici benefici. Quindi praticate, praticate, praticate. Alcune regole per poter fare questa pratica. Innanzitutto la respirazione, come sempre, quindi inspiriamo profondamente, delicatamente dal naso, portiamo il respiro fin giù nell'addome, l'addome si gonfia proprio dove c'è l'ombelico, poco sotto, circa 3 dita sotto, e poi quando buttiamo fuori l'aria, delicatamente l'addome si sgonfia. L'aria fuoriesce dal naso o dalla bocca e andiamo avanti così, piano piano. Quindi questa respirazione, oltre mi raccomando ad adottarla durante la pratica, adottatela sempre nella vostra quotidianità. Allenatevi, è solo una questione di pratica, di allenamento, perché comunque si nasce con questa capacità di respirazione. E ci aiuta ad affrontare qualsiasi problematica, comunque ad affrontare la quotidianità. Bene, allora iniziamo innanzitutto con una sequenza base in cui mettiamo in moto la nostra energia. Sapete che la nostra energia nel nostro fisico scorre dentro dei canali energetici che si chiamano appunto meridiani. Oggi vediamo una coppia di meridiani, appunto Rene e Vescica, che fanno parte dell'elemento acqua. Quindi mettiamo in moto attraverso questi esercizi questa energia per poi andare a lavorare direttamente su questa coppia di meridiani, su questo elemento acqua. Portate sempre la vostra attenzione a questi due meridiani. Io durante la pratica li ripeterò più volte, così voi siete consapevoli che state lavorando su questi canali energetici per aumentare l'intensità, aumentare i benefici della pratica. Quindi, quali attrezzi servono in questo momento? Allora, sicuramente lavoreremo a terra. Se non riuscite, va bene anche l'utilizzo del letto, quindi fatelo pure sul letto, va bene? Poi ci servirà una sedia, quindi per fare uno o due esercizi, adesso non mi ricordo se sono appunto uno o due. Poi ci servirà un termosifone come l'altra volta, quindi se poi non siete vicini al termosifone e volete attaccarvi alla sedia come farò io, perché io in questo angolo non ho il termosifone, e poi una copertina per la fase di rilassamento finale. Quindi direi di iniziare. Ci mettiamo comodamente sdraiati nel nostro letto piuttosto che nel nostro tappeto, come è vostro solito. Ci mettiamo supini, quindi a pancia in su, ben distesi. Iniziamo con il primo esercizio. Cercate di con il vostro
permettono al vostro corpo di ottenere il più possibile il contatto con la terra piuttosto che con il materasso. Quindi cercare di proprio avere tutto il corpo a contatto, quindi ad esempio le spalle che solitamente sono un po' rigide e sono un po' verso l'esterno, cerchiamo di ammorbidirle e di lasciarle andare, di toccare il più possibile il pavimento o il materasso. Bene, i piedi, in questo caso gambe distese, morbide, i piedi sono leggermente tesi e le dita guardano il viso. Le nostre braccia sono distese al lato delle orecchie, in questo modo, respiriamo, il mento va verso il petto. Facciamo tre respiri profondi, uno, due, se riuscite chiudete anche gli occhi, tre, le mani, le prendiamo, incrociamo le mani, le mettiamo dietro il capo, i piedi rimangono sempre nella stessa posizione, avviciniamo i gomiti alle orecchie tra di loro e portiamo sul capo con il mento sempre verso il petto, respiriamo tre volte profondamente, uno, due, tre, il capo e le mani rimangono sempre in questa posizione, piego le ginocchia, appoggio bene i piedi a contatto col pavimento con il materasso, su il bacino, cerco di avere una linea unica tra spalla, bacino e ginocchia. Respiro tre volte, uno, due, tre, rimango sempre in da questa posizione base, prendo, porto verso il petto un ginocchio e respiro tre volte, uno, due, tre. Appoggio il piede giù, faccio con l'altro piede, l'altro ginocchio, verso il petto, uno, due, tre, appoggio giù il piede, giù il bacino, apro le braccia, distendo le braccia a lato, ginocchia sempre piegate, inspiro profondamente, ed espirando porto entrambe le ginocchia su un lato, muovo solo il bacino se posso, la schiena, ricordo, il più possibile a contatto con la terra. Respiro tre volte, uno, due, tre, espirando porto su di nuovo le mie ginocchia ed inspiro nuovamente. Espirando porto dall'altro lato entrambe le ginocchia, respiro tre volte, uno, due, tre, perfetto, da questa posizione mi giro sul fianco, mi metto in ginocchio, distendo davanti a me le braccia, appoggio a terra la fronte e il naso, respiro tre volte, uno, due, tre, ed espirando porto in avanti il bacino, distendo bene le braccia, le mani rimangono sempre ferme, gambe distese, respiro, uno, due, tre, espirando torno di nuovo nella posizione precedente, piego, porto giù il bacino, le braccia sono sempre distese, appoggio il capo a terra appoggiando naso e fronte, respiro tre volte, uno, due, tre, e sciolgo la posizione. Benissimo, terminata la sequenza
questa base del per mettere in moto il nostro, la nostra energia e anche il nostro fisico. E ora iniziamo con la serie di esercizi dove andiamo a lavorare sull'acqua, l'elemento dell'acqua composto da due meridiani che sono Rene e Vescica. Quindi portate bene sempre nella vostra mente la consapevolezza su Rene e su Vescica. Allora, in ginocchio, in questa posizione, se riuscite, glutei sui talloni, quindi sediamoci sempre sui talloni, ok? Le mani le posso appoggiare delicatamente sulle cosce, oppure vi potete anche sedere su una sedia in questo caso. Spalle morbide, schiena dritta e facciamo delle circonduzioni con il capo. Ricordatevi solo che il naso deve essere sempre davanti, quindi non deve andare giù e non deve andare su. Quindi piccole circonduzioni, piccole, facciamo 5 cerchi verso destra, 5 verso sinistra. 2, piccole, cerchi, 3, 4, 5. Ok, e poi facciamo 5 nell'altro lato, 1, 2, 3, 4, 5, e stop. Ora, sempre in questa posizione, quindi o in ginocchio seduti sui talloni o seduto su una sedia, rimaniamo in questa posizione qui, appunto, prendiamo le nostre mani e le portiamo, le incrociamo e le portiamo dietro il capo, nella nuca. Portiamo il nostro capo in avanti, schiena dritta. Respiriamo profondamente, cerchiamo di abbassare il più possibile il capo, un po' verso il petto. Respiriamo profondamente, 3 lunghi respiri, 1, 2, 3. Al terzo espiro lasciate andare giù le mani con la forza della gravità, quindi lasciate delicatamente che si staccano e buttiamo giù. Perfetto, ottimo. Ora, sempre in questa posizione, mi metto un po' di fianco così vedete, prendiamo le nostre mani, le portiamo dietro, le incrociamo e le extraruotiamo, quindi da avere prima i palmi verso la schiena, verso il sedere, incrociando le mani, extraruotiamo e i palmi sono verso l'esterno. La testa è sempre in avanti, inspiro profondamente, espiro, porto in tensione dietro le braccia, leggermente anche la testa, tutto verso il centro, rimango lì 3 respiri profondi, 1, 2, 3, ricordiamoci sempre che stiamo lavorando sull'acqua, rene e vescica, delicatamente sgancio le mani e butto giù le mani, perfetto. Ora, noterete che gli esercizi sono molto simili alla versione del fuoco imperiale che abbiamo già fatto 2 lezioni fa, per questo perché sono vicini come meridiani. Quindi anche se sono molto simili gli esercizi, comunque adesso portando l'attenzione su questi meridiani, lavoriamo sui meridiani di Rene Vescica. Quindi ricordiamo un po' gli altri esercizi, ma stiamo lavorando appunto su Rene Vescica. Ora, sempre in questa posizione, va bene, oppure da seduti, portiamo in avanti le mani, uniamo i palmi, incrociamo le nostre dita. Ruotiamo le braccia e le mani prima verso destra,
poi verso sinistra, respirando per 3 volte. Quindi prima verso destra, inspiro, ruoto finché riesco, e espiro per 3 volte. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Sciolgo, centro, e stessa cosa dal lato opposto. Inspiro, espiro, ruoto le mie mani e le mie braccia. Uno. Se riuscite, chiudete gli occhi. Due. Questo vi permette di ascoltarvi di più, di capire cosa accade dentro di voi. 3. Sciolgo, ritorno al centro e lascio andare. Ora facciamo due esercizi in posizione in piedi. Vi appoggiate al muro. Allora, per prima cosa utilizziamo in questa versione per l'acqua il piede solo a 45 gradi, quindi la differenza dell'altro esercizio per l'altro elemento. Ok, quindi piede a 45 gradi, il piede della gamba che è accanto al muro, quindi la punta va verso il muro, il braccio, in questo caso il mio braccio sinistro, lo porto dietro il capo, lo appoggio al muro, appoggio anche al muro il lato sinistro del mio capo, cerco anche di appoggiare la tempia in questo modo, piego la gamba del piede che tocca il muro, quindi verso il muro, l'altra gamba rimane tesa, l'altro braccio lo appoggio sul bacino. Rimango lì 3 respiri profondi. 1, 2, 3, 3 e lascio andare. Se vi ascoltate bene, sentirete del movimento soprattutto nelle braccia. Adesso non abbiamo tempo, ma quando lo fate a casa, quindi lo fate da soli, quindi che non dovete seguire la diretta, tra un esercizio e l'altro datevi il tempo dell'ascolto, di ascoltare cosa accade nelle vostre braccia, e quando questa sensazione di, diciamo, possiamo chiamarla proprio di scorrere, no? Perché è energia che si muove, termina, procedete con l'esercizio successivo. Quindi adesso, per una questione di tempo, non possiamo attendere, poi ovviamente non essendo uno di fronte all'altro, uno accanto all'altro, non possiamo sapere le tempistiche di ognuno, ma voi che ripeterete poi gli esercizi nei prossimi giorni, che siete a casa da sole, stoppate e attendete il termine di questo fluire nelle vostre braccia. A questo punto ci giriamo, cambiamo lato e facciamo lo stesso esercizio. Quindi, anzi, mi metto di qua così mi vedete meglio. Quindi lato destro, appoggio il piede a 45 gradi, la punta del piede verso il muro. Braccio destro lo porto dietro in questo modo e porto e lo appoggio al muro. In avanti appoggio anche il capo, lato destro, al muro, piego la mia gamba destra, la mia gamba sinistra è tesa, braccio sinistro lo appoggio sui glutei, sul bacino. Rimango lì 3 respiri profondi, rimanete in ascolto, cercate di percepire il più possibile cosa accade. 1, 2, 3, e sciolgo e lascio andare. Perfetto. Ora, sempre un esercizio con il muro, prendiamo le nostre mani, i palmi delle mani, e li appoggiamo al muro, le braccia le mettiamo tese, ma contate che non è che dovete spingere, è solo in appoggio morbidamente. Inizio con la gamba sinistra, appoggio il piede
al muro, le dita del piede, piego la gamba, dietro posiziono l'altro piede e l'altra gamba che invece è distesa. E rimango lì, probabilmente sentirete tirare, molto probabilmente, la gamba distesa dietro. Inspiro, espiro tre volte. Uno, due, tre, sciolgo. Ricordatevi che se ti sentite troppo dolore, diminuite la tensione, ascoltate, perché il dolore è il vostro punto di partenza, è importantissimo. Appoggio di nuovo l'altro piede, faccio cambio, mani appoggiate al muro, gamba dietro, distesa, piego invece la gamba in avanti, nel muro mi ricordo di non spingere ma di appoggiarmi solo, respiro tre volte, uno, respirate bene, profondamente, due, ricordiamoci che stiamo lavorando con l'acqua, rene, vescica, e tre. Sciolgo delicatamente, ottimo. Ora prendiamo il nostro primo strumento, la sedia, la panca, arrivo subito. Sedia, questo esercizio l'abbiamo già visto anche con l'altro elemento, ci mettiamo proprio, sediamo proprio in punta alla nostra sedia, allarghiamo le gambe in questo modo, inspiro, espiro, porto giù le braccia e appoggio le mani accanto ai piedi, in mezzo ai piedi, respiro tre volte, uno, due, tre, e delicatamente ritorno su, fatelo in modo delicato, delicato, ottimo, sposto la sedia, che tanto la riprendo dopo, che servirà, ok, perfetto, e ora ci mettiamo seduti a terra o sul materasso, scusate, appoggiamo i piedi a terra in questo modo, è un esercizio doppio, il primo si fa con le ginocchia vicine, il secondo invece allargando le ginocchia, quindi ginocchia unite, piedi anche in punta, non vi preoccupate, prendo le mie mani, le appoggio in questo modo, quindi le dita che si guardano verso l'interno, le appoggio a terra e vado in avanti con il capo. Respiro tre volte, uno, due, tre. Da questa posizione apro le gambe e ginocchia, in mezzo avrò le mie braccia e rimango sempre col capo in avanti, quindi uguale a prima, solo che apro le ginocchia, uno, due, tre, e torno su, perfetto. Ora un altro esercizio doppio fatto in due versioni, il primo è un po' come l'esercizio iniziale, quello in cui mettiamo in moto il nostro sistema energetico, il nostro fisico, mi siedo sui talloni, porto in avanti il capo, appoggio fronte e naso a terra, braccia distese appoggiando le mani a terra, quindi in questo modo sul bacino, uno, due, le ginocchia possono essere anche separate, tre, poi porto indietro il bacino, lo appoggio sui glutei, le braccia lentamente vanno indietro, le distendo dietro con i palmi rivolti verso l'alto, appoggio di nuovo naso e fronte,
pronti a terra e vi lascio andare. Uno, due, tre. E lentamente espirando mi tiro su. Ricordatevi sempre, un movimento iniziale dell'esercizio e il movimento finale fatelo sempre espirando, perché con l'espirazione i muscoli si dilatano, si rilassano, quindi riusciamo a eseguire nel miglior modo possibile il nostro esercizio. Ora, sempre dalla posizione in ginocchio, un ginocchio lo tengo piegato, quindi appoggio proprio il mio gluteo, io inizio dalla parte sinistra, il mio gluteo lo appoggio sul tallone, l'altra gamba la distendo e le braccia le distendo in questo modo davanti, le mani si guardano e appoggio di nuovo la fronte a terra. Anche il naso. Porto il peso, distendo bene la gamba dietro, porto il peso un po' verso il lato destro, ma leggermente, scusate, verso il lato sinistro perché sono seduta sul lato sinistro. Leggermente. Quindi ginocchio piegato, sono seduta sul lato, sul tallone, lato sinistro. Il viso è a terra, appoggio la fronte, il naso e le braccia, le mani sono distese in avanti, gamba opposta distesa, conto fino a 3, 3 respiri, 1, 2, 3, al terzo ispiro faccio un cambio, quindi piego l'altro ginocchio, distendo l'altra gamba, appoggio il gluteo destro sul tallone destro e mi porto un po' verso destra, gamba distesa, gamba opposta distesa, 1, 2, 3, espirando riporto su entrambe le gambe e mi tiro su, perfetto, e sciolgo. Benissimo, adesso sempre in questa posizione invece distendiamo entrambe le gambe e giriamo il viso verso destra e verso sinistra guardando oltre la spalla. Anche questo è un esercizio similare a quello della sequenza base. Per prima cosa iniziamo, ci mettiamo in ginocchio, portiamo in avanti di nuovo le nostre braccia, appoggio il capo con fronte e naso a terra, inspiro, espiro due volte, tre volte, uno, due, tre. Al terzo ispiro porto in avanti il bacino, distendo bene le gambe dietro, le braccia sono quindi rigide, mantengono il mio peso, inspiro, espiro, giro il viso sul lato destro, guardo oltre la spalla destra, cerco di guardare il mio piede, il mio gluteo, inspiro, espiro tre volte, uno, 2, 3, espirando torno al centro, io mi giro dall'altro lato così vedete meglio, quindi sono in questa posizione e ora lo faccio sul lato sinistro, quindi dal centro inspiro, espiro, giro il volto, guardo il mio lato sinistro, il lato del gluteo, il piede, respiro tre volte, uno, due, e tre.
esempio i glutei sui talloni. Perfetto. Ora ci mettiamo in posizione supina, quindi a pancia in su. Distendiamo le gambe. Inspiro. Entrambe, espirando, porto entrambe le ginocchia al petto in modo naturale, appoggio sopra le mie braccia, le mie mani, ed inspirando ed espirando cerco di portare sempre di più le ginocchia al petto per 3 respiri. 1, 2, 3. Lascio andare. Perfetto. Mi riporto seduta. Prendo entrambe le gambe, le incrocio, ok? E di nuovo porto il capo toccando con fronte e naso a terra e le braccia distese in avanti, sempre per 3 respiri. Quindi mi metto di fianco così mi vedete meglio. Ok, gambe incrociate. Inspiro. Espiro. Vado giù. 1. Ricordiamoci che stiamo lavorando su rene e vescica. 2. 3. E lentamente torno su e sciolgo. Perfetto. Ora voi che avete nel vostro angolo vicino un termosifone, andate vicino al termosifone, oppure se siete come me impossibilitati, prendiamo la nostra sedia, che tanto in questo caso va bene lo stesso, non tirerò tanto. Prendiamo le mani, le appoggiamo sulla sedia, sul termosifone, le gambe le allarghiamo un pochettino e cerchiamo di tirare verso di noi, di fare presa col termosifone. Sentirete un po' tirare, il capo lo mettiamo in mezzo alle braccia che sono tese, gambe tese, rimango lì, 3 respiri, 1, 2, 3, espirando, sciolgo lentamente la posizione. Ora la nostra sedia la togliamo. Ok, perfetto. Poi ci mettiamo con le gambe aperte, seduti sul tappeto, sul materasso, come vogliamo. È un esercizio diviso in 3 parti. Prima parte. Decido con quale gamba iniziare. Io prendo la gamba destra, la piego, porto il piede, se riesco, a inguine o fin dove arriva. Appoggio alla gamba sinistra. Le mani le porto verso il piede sinistro. Quindi inspiro, espiro, vado giù. 3 respiri profondi. 1, 2, 3 e torno su lentamente. Perfetto. Prendo il piede, lo avvicino al ginocchio, zona ginocchio. Di nuovo inspiro, espiro, vado giù con le mani e vado a toccare il piede sinistro. 1, 2, 3. Torno su lento, ultima parte, piego la gamba destra, quindi non la appoggio più verso l'altro piede, la lascio un po' distaccata, quindi non è distesa, ma è leggermente piegata. E di nuovo vado giù, 1, 2, ricordatevi rene vescica, 3, e torno su, sciolgo. Stessa cosa nell'altra gamba, quindi piede all'inguine, inspiro,
torno su, distendo la gamba, non tocco, non la distendo bene, la tengo leggermente piegata, non tocco alcuna parte dell'altra gamba, inspiro, espiro, vado giù, 1, 2, 3 e torno su, sciolgo, perfetto. Ora riprendiamo l'esercizio fatto nelle altre puntate. Mi prendo, diciamo, cullo il mio ginocchio. Come faccio? Prendo il piede della gamba da cui voglio iniziare, appoggio la pianta del piede nella parte interna del braccio, la parte opposta al gomito, e con l'altra mano avvolgo dalla parte del ginocchio la gamba e rimango lì in tensione. 3 respiri, 1, 2, 3, sciolgo, lascio andare e faccio la stessa cosa con l'altra gamba, quindi pianta del piede in mezzo al braccio, la parte opposta del gomito, con l'altro avvolgo dalla parte del ginocchio, abbraccio, avvolgo la mia gamba, respiro 3 volte, 1, 2, 3 e sciolgo, perfetto, ok. Ora mi metto di lato così vedete meglio. Dobbiamo fare l'esercizio simile alla D, ma al posto di andare con le mani verso i piedi, prendo le mani e le metto sotto i polpacci. Quindi inspiro, quindi distendo le gambe, con il corpo vado in avanti, anche con le mani e le braccia, prendo le mie mani, le avvolgo, le metto sotto i polpacci e porto in avanti quindi il capo e la schiena. 1, 2, 3, piego le gambe e mi tiro su. Stessa cosa, faccio un esercizio simile a questo ma in piedi, quindi porto il capo in avanti, braccia e mani che toccano i piedi, inspiro, espiro, vado giù, 1, 2, 3, lentamente ritornate su, lento, 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 srotolo la schiena, il capo rimane piegato in avanti, le braccia sempre a penzoloni, l'ultima cosa che torna su è il capo, srotolo solo la schiena. Sciolgo, perfetto. Ora mi metto giù, mi metto in ginocchio, appoggio i glutei sui talloni, porto di nuovo il capo verso terra appoggiando fronte e naso e le braccia delicatamente rilassate le porto dietro con i palmi rivolti verso l'alto, rimango lì, 3 respiri, 1, 2, quando me la sento, torno su lentamente, lentamente sciolgo la posizione, perfetto. Bene, questi sono tutti gli esercizi che servono per stimolare per la nostra energia dell'acqua, quindi rene e vescica. Vi consiglio di ripeterli ogni giorno. Se lo fate la mattina è il top, ma se no trovatevi un quarto d'ora, 20 minuti, al massimo una mezz'oretta per poterli fare e ripetere ogni giorno. Quindi questi esercizi, come gli altri, devono essere ripetuti per tutta la settimana e la settimana poi successiva cambiare l'elemento. Quindi mi raccomando, fateli per ripristinare il benessere psicofisico dentro di voi. Ora facciamo giusto
5 respiri profondi. Quindi mettetevi comodi, chiudete gli occhi, potete farlo seduti in questo caso o anche sdraiati. Portate l'attenzione al vostro respiro. Quindi l'aria entra delicatamente dal naso e raggiunge l'addome. L'addome si gonfia. E poi delicatamente l'aria esce, raggiunge il naso, la bocca e l'addome si sgonfia. Percepiamo relax in tutto il corpo. Lasciamo andare ogni tensione, ogni pensiero. Portate proprio solo l'attenzione al respiro. L'aria entra attraverso l'inspiro, l'addome si gonfia e l'aria esce delicatamente, l'ombelico si ritrae. Cerca di entrare in contatto con la spina dorsale, l'aria esce, raggiunge il naso, la bocca. E poi di nuovo profondamente respiro dal naso, l'addome si dilata e l'addome si ritrae, l'aria esce dal naso, dalla bocca. Inspiro profondamente, espiro, lascio andare. Inspiro, espiro. E ora fai un bel sorriso e apri delicatamente gli occhi. Perfetto, benissimo, vi ringrazio tantissimo di essere stati di nuovo con me in compagnia e aver praticato questa meravigliosa disciplina. Subito dopo, adesso alle ore 18, ci sarà la preparazione fisica circense da parte dell'associazione Jaculet. Quindi vi ringrazio, continuate a seguirci e noi ci vedremo domani mattina alle ore 11 con Conosciamo lo Shiatsu. Quindi se volete fare anche delle domande sono a vostra disposizione. Namaskar, a presto, a domani, ciao!